Buonasera a tutti gli amici di Brivio Libreria, io sono Isabella Rosa Pivot e ho l'onore questa sera di avere un grande ospite con noi, Antonio Caprarica. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera, bentrovati i nostri amici all'ascolto, come si diceva una volta alla radio, cari amici all'ascolto. Antonio Caprarica non avrebbe bisogno di presentazioni, giornalista, scrittore, saggista italiano, volto noto della televisione, è stato uno dei principali inviati della RAI, ha collaborato con moltissimi quotidiani e periodici e oggi, ho il piacere di poter parlare con lui del suo ultimo libro, Elisabetta per sempre regina, edito Sperling Kapfer 2021, e si tratta di una vera e propria indagine nella storia, nei luoghi, tra i personaggi, alla ricerca, insomma, di quell'Elisabetta segreta. È un libro che si presenta fisicamente massiccio, ma se posso dire, si legge come un romanzo, quindi scivola di una rapidità incredibile, e si rivela un po' un'occasione per andare a ripercorrere tutti i momenti dell'ultima grande dinastia, insomma. Punteggiata tra l'altro di parecchi record che magari adesso andremo anche un po' a sfiorare nella nostra intervista. E prima di partire però vorrei porle una domanda mia. Ho visto la copertina e mi ha molto colpito questa immagine della regina, due foto della regina sovrapposte. Sì, sono in qualche misura una di profilo, una frontale, no? Come intrecciate e come a suggerire esattamente, lei già in qualche misura ha accennato, come a suggerire il tema vero poi di questo libro, cioè una ricerca della identità più autentica dell'io profondo di Elisabetta, di una personalità che per 70 anni, per 7 lunghissimi decenni, si è praticamente fusa o confusa e in ogni caso è diventata un blocco unico con il ruolo pubblico recitato dalla regina sulla scena mondiale. E dunque la corazza della dignità reale, direi addirittura della dignità imperiale, non dimentichiamo che la monarchia britannica è davvero l'ultima grande monarchia imperiale, o lo è stata, anche se non lo è più, ecco, quella corazza di dignità e regalità ha finito col cementarsi addosso alla regina e con il diventare la personalità, il suo io più segreto e più profondo, forse, si è confuso con quella maschera. C'è una frase di un editoriale del Times molti anni fa, ormai del 2006, quando la regina compì 80 anni, e il Times la ringraziò in un modo che sembrerebbe a noi italiani probabilmente il contrario dell'elogio che voleva essere. Il Time disse: grazie maestà per non avere mai permesso in 54 anni di regno alla maschera di scivolarle dal volto. Quindi gli inglesi riconoscono in Elisabetta una maschera, o come dice Franca Impieri che ci manda un messaggio: noi vediamo solo la corazza. Sì, gli inglesi e noi vediamo solo la corazza. L'abbiamo vista per 70 anni e credo che il sacrificio maggiore che Elisabetta ha fatto nella sua vita sia stato proprio rinunciare al suo io più autentico, al suo self nascosto, per assumere interamente i tratti e le caratteristiche di quella corazza o di quella maschera. Sebbene, e chiudo, sebbene proprio in questi ultimi anni io devo dire che ho la sensazione che la corazza cominci a segnare o a rivelare qualche minima incrinatura che ci permette forse di spiare un pochino nella natura più autentica di questa donna. Cioè vediamo degli spazi, degli spiragli nella corazza, come quelli rivelati ad esempio in questi giorni nelle cerimonie di accoglienza dei
leader del G7 in Gran Bretagna, in Inghilterra, in Cornovaglia, quando abbiamo visto una regina che a tratti sembrava addirittura sbarazzina per essere una donna di 95 anni, con un abito bianco a fiori, come se fosse una fanciulla che si avvia verso la sua primavera, piuttosto che una signora un po' avanti nella stagione dell'autunno, e non solo, ma piena di battute, insomma, il modo in cui ha condotto gli altri leader alla foto di gruppo, dicendo: beh, adesso facciamo finta di divertirci, no? Must pretend to be amused, diciamo. Era lei la prima a ridere della battuta che si era lasciata sfuggire, oppure quando ha usato lo sciabolone per tagliare la torta che segnava il suo genetliaco. Insomma, vediamo alcune epifanie, ecco, userei proprio questo termine, alcune epifanie di questa Elisabetta, che è una donna di spirito, è una donna che era una giovane donna allegra prima di diventare regina, ma che ha sempre comunque conservato profondamente dentro di sé questo sense of humor, la capacità di ridere, la capacità di ridere, di sorridere di sé e degli altri. Tra l'altro, la regina è bravissima come imitatrice, è una fantastica imitatrice, tutti lo sanno in famiglia, in casa, tutti naturalmente stanno ad ascoltarla devotamente quando lei si esibisce, e c'è questo senso un po' birichino, diciamo, dello scherzo, del divertimento, che è molto British e che non casualmente lei ha richiamato proprio nell'ultimo importante discorso che ha fatto nella sua carriera da monarca un anno fa, in occasione della pandemia, quando ha detto agli inglesi: beh, ragazzi, adesso basta, mostriamoci all'altezza delle generazioni che ci hanno preceduto, facciamo in modo che chi verrà dopo possa dire: anche loro hanno mostrato, come avevano fatto gli inglesi delle generazioni precedenti, quelle doti di autodisciplina, di fermezza di carattere e di sense of humor, capacità di ridere, di sorridere anche nelle difficoltà, nelle avversità. Molto interessante, e uno dei miei pensieri in realtà quando ho avuto il libro tra le mani è stato questo. Non è difficile andare a immaginare quali siano le evoluzioni dall'ultimo libro che ha scritto, che sono passati 5 anni sulla regina. E di evoluzioni nella corona ce ne sono state parecchie. Mi chiedevo se fosse cambiato qualcosa in lei, nel suo approccio. Dell'ultimo libro sulla regina, perché nel Sulla frattempo regina. in questi 5 anni ne ho scritti altri 5, diciamo. Va bene, Sulla regina, ho detto, ho chiuso io male. Ma sulla regina sono passati 5 anni. Mi chiedevo se fosse cambiato qualcosa in lei, perché poi alla fine nella corona i cambiamenti sono stati molteplici, quindi non è difficile andare a immaginare. guardi, devo dire la verità. Quando io ho scritto 5 anni fa quella biografia di Elisabetta, che si chiamava Intramontabile Elisabetta, avevo la sensazione di avere ormai raccontato tutto quello che c'era da raccontare su questa sovrana, su questa donna, perché poi io racconto una storia di una personalità importante del nostro tempo e la racconto perché la metto in controluce con la storia dei nostri giorni, per questo che ritengo che abbia un valore particolare. Non evito, diciamo, il gossip, ma non credo davvero che il gossip, il pettegolezzo o la soap opera racchiuda la complessità della vicenda umana di Elisabetta e la rilevanza storica della istituzione che Elisabetta rappresenta. Quindi, quando ho scritto quel libro 5 anni fa, pur mettendo già nel titolo l'accento sulla intramontabilità di Elisabetta, cioè sul fatto, sulla sua perennità, che è un dato anche del nostro presente, lei c'è sempre, lei sta lì da 70 anni, tutti noi siamo nati, lei molto tempo dopo che lei è salita al trono. Io sono nato un anno prima, però appena ho avuto, diciamo, capacità mnemoniche o intellettive, insomma, Elisabetta stava già lì, quindi regina d'Inghilterra è sempre stata solo lei. Però in questi 5 anni sono cambiate certamente tante cose. A me è sembrato davvero doveroso riscrivere da capo a piedi, da 0 a 100, tutta la storia di questa vicenda personale, ma non solo,
dell'epoca con cui questa vicenda personale si è intrecciata. Per questo alla fine lei ha ricordato che il volume, certo, all'apparenza è piuttosto ponderoso, diciamo. Sono, lo confesso, 550 pagine, 547-48, adesso non ricordo con precisione. Sono lieto che lei abbia detto che però si legge davvero come un romanzo, perché è un romanzo, è il romanzo dei nostri giorni, narrato attraverso questa personalità eccezionale che è Elisabetta. Cosa è successo in questi 5 anni? Ma continuano a succedere cose, sono successe tante altre cose. Non mi riferisco adesso solamente o esclusivamente alla morte di Filippo, naturalmente, che tra l'altro è avvenuta esattamente 3 giorni dopo l'uscita in libreria del mio volume. Nel libro io parlo ampiamente di Filippo. È chiaro che Filippo è l'altra metà della vita di Elisabetta, non può essere altrimenti, e quindi ne ho parlato ampiamente, dando per scontato che era un uomo di 100 anni o poco mancava, e che dunque da un momento all'altro avrebbe potuto non essere più con noi e magari non essere più di questo mondo all'uscita del libro. Quindi lo sguardo su Filippo è già uno sguardo storico, di valutazione dello storico rispetto al racconto del presente. Però in questi 5 anni sono successe altre storie di grandissimo rilievo che riguardano la famiglia reale, una vicenda cruciale che riguarda il destino stesso della Gran Bretagna, che è la Brexit, l'affermarsi di una nuova generazione di politici con caratteristiche totalmente diverse da quelle precedenti, e naturalmente una diversa attitudine planetaria, diciamo, sia rispetto alla casa dei Windsor, sia rispetto al loro futuro, sia rispetto alla stessa Gran Bretagna. Quindi davvero mi sono trovato di fronte una tale matassa di accadimenti che mi è parso necessario riscrivere da capo la storia di Elisabetta, e stavolta intrecciare il giudizio che fondamentalmente io do positivo di questa regina, anche con vicende che sono meno luminose, sia della sua esperienza sul trono, sia della esperienza dei monarchi che l'hanno immediatamente preceduta, e parlo di Giorgio V, di Edoardo VIII, del padre Giorgio VI. Non casualmente il sottotitolo del libro è proprio questo: La vita, il regno, i segreti. E ci sono tanti segreti su cui di solito la storiografia evita di soffermarsi, un po' perché questa immagine immacolata di Windsor ci un po' piace a tutti noi. Abbiamo una certa riluttanza a scavare nelle loro storie pubbliche e private, come se avessimo il timore di imbatterci in qualche scheletro nascosto. Ecco, di scheletri nascosti ce ne sono tanti, e io ho cercato di tirar fuori nel mio libro anche questo, anche gli scheletri nascosti. Vorrei parlare con lei un po' appunto di Filippo, visto che l'ha citato, e se ho ben appreso e sono stata una brava allieva, si può definire Ladies Man forse il reale più innovativo, se sono stata brava nell'apprendere dal suo libro. E vorrei parlare un po' con lei di questa figura, visto che proprio appunto coincide anche con... Sì, è strano come Filippo, che è stato certamente un riformatore frustrato, perché naturalmente quando lui ed Elisabetta sono arrivati a Buckingham Palace hanno trovato davvero una corte che era ferma all'epoca vittoriana, nei rituali, nei gesti quotidiani, i valletti, il personale di servizio costretto ogni mattina a impomatarsi la capigliatura di questa specie di impiastro bianco fatto di borotalco e colla di pesce che serviva a imitare le parrucche che erano state finalmente rimosse dopo il XVIII secolo. Ma c'era ancora un'aria d'arsenico e vecchi merletti a Buckingham Palace, e Filippo ha cercato di allontanare questi miasmi del passato, ma scontrandosi con l'opposizione tenace
purissima dei dignitari, dei cortigiani più conservatori, che invece erano i custodi di tradizioni che davvero facevano a pugni con la vita del XX secolo. Basti pensare, che so, il ballo delle debuttanti. La regina è diventata regina nel 52, ma il ballo delle debuttanti è stato abolito nel 58. Se qualcuno non se lo ricordasse, sto parlando di quella sciagurata tradizione che equivaleva a una specie di mercato delle vacche delle giovani aristocratiche in età di matrimonio. Quando una fanciulla aristocratica e naturalmente pulzella, diciamo, arrivava a 18 anni, veniva presentata alla regina a corte, c'era un gran ballo, vari, un gran ballo a corte, ma ogni sera nella season londinese c'era una sequela di balli che servivano esattamente a produrre il match matrimoniale tra un giovane maschio e una giovane femmina di nobili lombi e soprattutto di vasti possedimenti. Quindi una pratica endogamica ributtante che di solito attribuiamo alle tribù africane non ancora entrate nel XIX secolo, non nel XX, e che veniva però, avveniva sotto gli occhi di tutti, e non solo sotto gli occhi di tutti, ma la curiosità dei giornali, dei tabloid, eccetera. Ecco, questa pratica sciagurata fu abolita nel 58 in gran parte grazie alle pressioni anche esercitate da Filippo. Filippo fu il primo nel 61, il primo reale a rilasciare un'intervista televisiva. Tant'è che quando gli hanno riportato, e lui era già poverino sul suo letto nella clinica nel mese di febbraio e poi di marzo, della sciagurata intervista del nipotino Harry e della moglie Meghan, lui non ha reagito indignato per l'intervista. Ha detto: "Ma va bene, cioè, non c'è niente di male nell'andare davanti a una telecamera. L'importante è non dire i propri affari davanti a una telecamera." Cioè, la questione era di, come dire, di usare il mezzo per trasmettere un messaggio funzionale alla sopravvivenza dell'istituzione monarchica che questa famiglia incarna, ovviamente. Nel caso di Harry, invece, è del tutto chiaro che è stato il mezzo a usare il messaggio a suo vantaggio, cioè la televisione ha semplicemente prodotto 2 ore di spettacolo destinate a confezionare una fantastica paccottiglia pubblicitaria. Era tutto lì la faccenda. Ecco, per dire che Filippo è stato il primo a capire, ad esempio, che il futuro della monarchia era intrinsecamente legato ai nuovi mezzi di comunicazione di massa che si sono affermati nel XX secolo, la televisione prima di tutti. Quindi la prima intervista televisiva, lui che apre i palazzi reali alle telecamere per raccontare la vita dei reali al pubblico. Ecco, questo riformatore frustrato, perché ogni volta gli viene fatto presente che il suo posto come principe, nemmeno principe consorte, perché lui non ha mai avuto il titolo ufficiale di principe consorte, che ebbe invece il marito di Victoria. Lui è semplicemente stato il marito della regina, il consorte sì, ma senza titoli ufficiali di principe consorte. E sin dagli inizi gli dissero: "Guardi, il suo posto, per essere precisi, non è nello studio della regina, ma solo nella sua camera da letto." Quindi relegato al ruolo di, come dire, di stallone reale, se mi permettete l'espressione piuttosto cruda. E invece quest'uomo aveva delle idee di ammodernamento dell'istituzione, di maggiore trasparenza, non che pensasse a una monarchia di stampo scandinavo, per carità, lui detestava quella roba lì, non era un socialista, non era nulla del genere, diciamo, però aveva l'idea di una monarchia più trasparente, più disponibile nei confronti dei sudditi, e come dire, più in touch. Ecco, la critica che viene mossa ai Windsor e alla regina in particolare è sempre stata quella di essere out of touch, cioè priva della capacità del contatto umano con i sudditi, che era invece la grande dote di cui era fornita naturalmente Diana. E Windsor questo non ce l'avevano. E il povero Filippo ha cercato di convincerli a ovviare, a rimediare a questa mancanza, però alla fine, chissà per quale ragione, come dire, è entrato nelle pagine della storia, soprattutto come il principe Gaffer, come il duca delle gaffe.
ne ha fatte, ne ha dette Esatto. così tante che merita. Io ci ho scritto un libro sopra che merita effettivamente una intera enciclopedia, perché sono ormai leggendario. Io ho sempre interpretato questa cosa come un tentativo più o meno conscio di guadagnarsi la benevolenza di un paese che all'inizio non lo amava affatto. Mi ha accennato prima il discorso di Harry e Meghan e mi ha già spiegato un po' qual è il suo punto di vista. Volevo un po' anche capire con lei, aveva fatto anche delle dichiarazioni per quanto riguarda il discorso razziale, perché poi le accuse che sono state poste da Harry e Meghan in quelle interviste sono anche abbastanza pesanti. Volevo sapere secondo lei qual era l'obiettivo di questa intervista molto Io all'americana. ho detto subito che l'obiettivo, contrariamente a quello che le modalità dell'intervista suggerivano, non era il pubblico inglese, l'intervista era diretta all'audience televisiva americana. Cioè, non è Meghan, non ha fatto degli appunti come fece ad esempio Diana. Ad alcuni personaggi, no? Diana, nella famosa intervista del 95 su Panorama, che fu l'inizio dello scontro frontale, fu l'inizio dello scontro frontale con la famiglia reale, e Diana se la prese fondamentalmente col marito, comprensibilmente era l'uomo che dal suo punto di vista le aveva rovinato la vita, insomma, non le era stato fedele, come ebbe a dire, il nostro matrimonio era un po' affollato, eravamo tre in quel matrimonio, quindi aveva tutte le ragioni per avercela con lui e l'attacco frontale fu a Carlo, ma non attaccò l'istituzione monarchica, anche perché sapeva perfettamente che su quel trono era destinato a salire suo figlio, quindi sarebbe stato naturalmente, come dire, stato masochistico, insomma, no? Attaccare l'istituzione su cui un giorno avrebbe poi dovuto dominare il figlio. Nel caso di Meghan, invece, Meghan ha lanciato delle accuse che vanno dritte al cuore dell'istituzione. Lei non ha detto, non so, la principessa Anna, perché poi molti sono arrivati alla conclusione che ce l'avesse segnatamente con la principessa Anna. Lei non ha detto la principessa Anna ha fatto dei commenti, ma si vergogni. No. Lei ha detto, no, insomma, quella è una famiglia in cui ci sono delle bias, dei pregiudizi razziali, tant'è che a un certo punto hanno fatto dei commenti, quindi non si capisce se uno, due, cinque, dieci, non lo sappiamo, hanno fatto dei commenti sul colore della pelle del mio nascituro. Ora, ed è tutto chiaro che quando la duchessa di Sussex, perché questa cosa non lo dice una dipendente di Buckingham Palace che può, come dire, lamentare discriminazioni razziali subite, cosa che può anche essere, anzi sicuramente sarà accaduta nei decenni passati. Questo lo dice la moglie del nipote della regina che è stata, diciamolo, beneficata dalla regina di un titolo ducale grandissimo suono, duchessa di Sussex, uno dei titoli storici, che è stata accolta nella famiglia reale con tutti gli onori, che ha goduto di un matrimonio reale sfarzoso e accompagnato da fanfare come tutti gli altri matrimoni. E quindi come si fa a muovere un'accusa di questo tipo se in realtà l'obiettivo non è tanto di conquistarsi simpatie presso il pubblico inglese, che invece ovviamente reagisce furibondo, ma piuttosto di qualificarsi agli occhi dell'audience televisiva americana come una campionessa della nuova woke culture. Molti dei nostri ascoltatori immagino che sappiano che cosa stiamo parlando, per alcuni che non abbiano seguito le polemiche più recenti, diciamo che cos'è la woke culture? È questa tendenza culturale che ha molto a che fare con il movimento Black Lives Matter, che in qualche misura fa anche il processo alla storia. Ora, il processo alla storia, a mio avviso, è sempre una pessima idea, perché di fronte alla storia non ci sono purtroppo innocenti. Ma in ogni caso, anche se ci sono dei colpevoli, certamente ci sono tanti colpevoli, però bisogna tenere conto
del tempo in cui stiamo parlando. Cioè, se io vedo, ecco, se io sento uno storico indiano dire che Churchill fu molto peggio di Hitler, devo collocare questo giudizio dal punto di vista di un indiano che ha patito l'impero britannico come una forma di occupazione brutale, perché certamente lo è stata, brutale, violenta, spogliatrice delle ricchezze indiane. Quindi capisco perfettamente che ce l'abbia con Churchill, e magari ce l'abbia con Churchill più che con Hitler. Però dire che Churchill è stato peggio di Hitler è una sciocchezza assoluta, solenne, anche dal punto di vista di uno storico indiano. Ecco, la woke culture, quando pretende di fare la storia, magari I win, il processo, magari I win, so, perché sono stati al vertice dell'impero britannico, cioè di una istituzione francamente razzista, colonialista e imperialista, e dunque tutte cose che noi oggi giustamente e legittimamente condanniamo. Ma che non ha senso condannare nel XIX secolo, cioè è difficile attribuire, dico, la lotta contro lo schiavismo è stato uno dei grandi traguardi raggiunti precisamente dalla cultura britannica degli anni in cui la monarchia era al suo apogeo. Cioè, stiamo parlando, la battaglia contro lo schiavismo è stata qualcosa di cui l'Inghilterra può legittimamente andare orgogliosa. Questo vuol dire che è riuscita a liberarsi anche del razzismo? No, ovviamente no. Non poteva nemmeno accadere tutto nello stesso tempo. L'Inghilterra è stata xenofoba e razzista fino alla Seconda Guerra Mondiale. Il famoso episodio del Windrush, il piroscafo che arrivava dalle colonie, dalle Antille britanniche, e a cui non fu concesso per mesi di approdare in nessun porto britannico perché aveva a bordo 450 immigrati caraibici, è una pagina nera nella storia britannica, di cui gli stessi inglesi si vergognano. Ma da questo a dire che i Windsor sono oggi razzisti, ma c'è un mare di mezzo, c'è un oceano. E chi lo dice o è in malafede oppure non sa che cosa sta dicendo. Tra l'altro Harry appare anche quasi vittima della moglie, ancora con questo labile umore nei riguardi della scomparsa della madre, ma sembra ancora, insomma, un po' preso da Meghan, che pare controllare completamente la situazione, almeno questa è l'immagine che ci arriva. Questa è l'immagine che arriva un po' a tutti, devo dire. Adesso naturalmente nessuno di noi vuole ficcare il naso nelle vicende tra moglie e marito, non mettere il dito, per carità. Però detto questo, abbiamo tutti la stessa sensazione, cioè di avere di fronte un uomo dichiaratamente fragile, che Harry sia psichicamente una persona fragile, ma lo confessa lui stesso, lo ha detto lui stesso, sono stato costretto ad andare in analisi. Lui ha sofferto, soffre questa situazione, soffre la morte della madre, in qualche modo ha dei sensi di colpa che naturalmente non hanno alcuna ragione d'essere, ma che lo spingono ad avere un atteggiamento iperprotettivo nei confronti della moglie. Quando lui dice io non voglio che mia moglie incontri la stessa sorte di mia madre, bisogna prenderlo sul serio, cioè è un sentimento che gli sgorga dagli abissi della sua psiche, quindi è una cosa seria e che bisogna considerare seriamente. Però la risposta è: guarda, il paragone non c'è, non esiste, non è possibile. Cioè, secondo me, l'aiuto che bisogna dargli è a uscire fuori dal travaglio psichico che lui sta attraversando, non quello invece di nutrirlo alimentando il risentimento nei confronti dell'universo mondo, che si tratti del padre, del fratello, dei giornalisti, dei giornali, della famiglia reale. Non si può dire, io se fossi Harry, ma credo tutti noi, insomma, persone più o meno, dico, mediamente equilibrate. Insomma, non puoi dire che tu hai vissuto per 35 anni della tua vita in una famiglia che dici è a metà tra il Luna Park e lo zoo, e però ti tieni stretto il titolo che ti viene da quella famiglia. Cioè, io coerentemente, se pensassi questo appartenendo a quella famiglia, direi: guarda, io con quella famiglia non voglio avere più niente a che spartire. Tant'è che me ne sono andato in America. Però me ne sono andato in America e mi sono anche liberato del titolo di Duca di Sussex.
o di duchessa di Sussex. C'è un però che se si liberano di quel titolo, ma chi è che si cura più di Harry e Meghan? Cioè, qual è la loro rilevanza? Cerchiamo di essere chiari. E Carlo invece è solo un'ora di transizione? Ma guardi, questo è fatale, no? È inevitabile, perché insomma, di solito Carlo, cioè, Carlo arriverà al trono all'età in cui di solito i re affrontano un'altra transizione, diciamo. È anziano, Carlo è nato nel 48, ha 3 anni più di me, insomma, apparteniamo a una generazione, come dire, sul viale del tramonto, possiamo dirlo? Penso di sì, è molto bello, ci sentiamo molto giovani, siamo in buona salute, però certo è chiaro che insomma, non è che si può salire al trono a 75 anni o a 80 anni, perché la regina sta benissimo, quindi non, come abbiamo visto, quindi diciamo c'è una possibilità molto concreta che Sua Maestà eguagli il record della regina madre e che a 102 anni ce la troviamo ancora bella arzilla sui suoi tacchetti, cos'è, 6 centimetri, qualcosa del genere, diciamo. Insomma, se arriva a 102 anni, come è arrivata la mamma, e Carlo, diciamo, tra 7 anni, Carlo avrebbe 80 anni. Quindi io credo che lui non rinuncerà, anche perché per abdicare deve comunque accettare la successione, cioè lui è costretto ad accettare la successione, che la legge non lascia scampo, diciamo, la corona tocca al primogenito del sovrano regnante. Fino al 2016 era il primogenito maschio, per cui se c'era una femmina prima comunque doveva cedere il posto al maschio. Dal 2016 la legge è cambiata, come sapete, in ossequio alla parità di genere e quindi questo significa che in ogni caso, anche se è primogenito di sesso femminile, sale al trono. Ma qui il problema non si pone, Carlo è il primogenito, quindi la corona è sua. Dopodiché è un uomo intelligente, anche se la sua immagine pubblica, sappiamo tutti che è profondamente scheggiata dalla vicenda di Diana, cioè non è una storia da cui un uomo normale, da cui un uomo come tutti noi, cioè, beh, questo vale per tutti noi uomini, chiunque, qualunque essere umano di sesso maschile avesse vissuto la tragedia di quella unione fallita con Diana, sarebbe stato distrutto, annichilito, perché quella era la donna più famosa, più amata, più glamour, più affascinante del pianeta. Quindi non è che ne esci, come dire, salvo da quella storia lì, torti o ragioni, a prescindere dai torti e dalle ragioni. Comunque Carlo era un uomo. Dopo quella faccenda, è un uomo profondamente, dall'immagine profondamente segnata. È un peccato perché è un uomo intelligente, un uomo colto, un uomo preparato, ha una visione riformatrice della monarchia come il padre. Io penso che forse avrà, non lo so, adesso mi azzardo nella previsione, diciamo, forse avrà la forza di riconoscere che la monarchia imperiale è finita con Elisabetta, che adesso la monarchia in Inghilterra deve essere un'istituzione diversa, più magra, più snella, più moderna, che accetta l'idea che non si può essere sovrani a vita, perché la vita è diventata molto lunga e quindi non si può stare sul trono fino a 100 anni, come ha fatto mamma, e quindi forse, come dire, avvierà la transizione verso il figlio, anche perché lui avrà 80 anni, ma il figlio ne avrà quasi 50, 47, quante ne avrà? 48, e voi capite bene che è tempo per l'Inghilterra di avere un sovrano. L'Inghilterra è un paese giovane, molto più giovane di noi, perché hanno avuto un tasso di natalità negli ultimi anni veramente galoppante, quindi ci sono un sacco, c'è una generazioni giovanissime e ovviamente hanno bisogno di avere un sovrano che finalmente, non dico abbia la loro età, ma insomma sia un pochino più vicino di questi settantenni o di questi centenari che hanno regnato negli ultimi decenni. Le domande sarebbero tantissime, però mi accingo giustamente a farle quella che è l'ultima domanda, perché avrà numerosi impegni. E quello che vado a chiedere è un po' un ritorno all'inizio. Lei ha detto che è un libro pieno di segreti, giustamente, però si possono definire vari ordini di segreti all'interno del libro. Visto che non possiamo andare a svelarli, perché altrimenti faremo uno spoiler che
poco gradito. Però almeno definire giusto un po' per dare un'idea i vari ordini, insomma, che ci sono per incuriosire la lettura. Ma io penso che il lettore che si trovi questo libro tra le mani, appena già a pagina 2 sarà molto incuriosito da quello che troverà e sarà stimolato ad andare avanti. Abbiamo a che fare con segreti di vario genere, segreti di ordine politico, e sono segreti di prima grandezza, e che riguardano i rapporti tra Windsor e il regime nazista. Che sono segreti che la storiografia ufficiale, e non solo quella ufficiale, ma ha tenuto ben coperto. In siciliano si direbbe ammucciati, bene, ben coperti, e che non riguardano solamente Edoardo VIII, il re abdicatario, no? Perché molte volte la tendenza, non molte volte, la tendenza ufficiale è stata sempre quella di dire quello che flirtava con Hitler era Edoardo VIII. Meno male che è stato allontanato e costretto ad abdicare, ma in realtà le simpatie per la Germania nazista erano largamente diffuse in tutta la classe dirigente britannica e il più grande merito di Winston Churchill è di aver impedito all'Inghilterra di fare la pace con Hitler. Questo è stato il più grande merito di Winston Churchill. E quando dico questo, capite bene che di sotto ci sono dei segreti piuttosto verminosi che sono stati coperti con la massima segretezza e che ancora oggi restano sepolti negli archivi segreti di Windsor Castle. Poi ci sono naturalmente segreti finanziari. Qual è la vera entità della ricchezza di Elisabetta è uno dei segreti meglio conservati sull'intero pianeta. Perché è vero che la regina non è più la donna più ricca del mondo come era nel 1947, quando sposò quello spiantato di Filippo, nominato poi duca di Edimburgo. Non lo è più, adesso credo che sia scivolata. Si dice, perché non abbiamo numeri precisi, ma insomma alcune valutazioni la danno intorno al 300° posto nell'ordine di ricchezza planetario. Detto questo, i Windsor anche qui sono stati bravissimi nel coprire con un manto insondabile di segretezza e di riservatezza l'entità della loro gigantesca fortuna. Poi ci sono segreti di letto e questi sono quelli che eccitano sempre maggiormente la curiosità e anche un po' la curiosità pruriginosa di noi, gente comune, che guardiamo da lontano questa soap opera in pieno svolgimento. Sono segreti, alcuni diciamo hanno a che fare con quella vecchia storia, sapete, che va avanti dai tempi della Bibbia, quella storia di Corna che fa parte come dire, del DNA del genere umano, dal momento della prima apparizione, credo, dell'uomo e della donna sulla faccia della terra. E naturalmente in questo i Windsor hanno dato, come sappiamo, il meglio di sé, ma non solo gli ultimi. Diciamo, è una tradizione secolare, anche perché, vedete, la classe dirigente inglese, mentre ha imposto al resto del paese una morale vittoriana, si è sempre ritenuta invece al di sopra di ogni etica sessuale. Quindi un grandissimo libertinaggio è sempre stata la cifra di questa classe dirigente e un atteggiamento al quale però bisogna dire, Elisabetta si è sempre fortemente e decisamente sottratta. Elisabetta invece è davvero forse l'ultima vittoriana, con un'idea estremamente ottocentesca del suo dovere di moglie, di madre e in generale del senso del dovere. Ma ci sono, per rimanere in ambito sessuale, i segreti inconfessabili che fanno capo al principe Andrea e di cui anche questo libro si occupa. Perché è vero che, come diceva George Bernard Shaw, l'Inghilterra ha sempre avuto milioni di fruttivendoli per bene, mai un monarca per bene. Però è anche vero che gli stessi zii debosciati, così li chiamavano gli inglesi, della regina Vittoria, che passavano il loro tempo saltando da un letto all'altro quando non erano impegnati in partite di carte o di caccia, però nessuno di loro si è ritrovato con il marchio veramente infamante della pedofilia.
che è il sospetto terribile che grava invece su Andrea Dior. Quindi ci sono molte storie. Poi naturalmente ci sono i segreti economici che riguardano anche i familiari. Questo vizietto che hanno i reali di condurre una vita a sbafo, una vita a scroccola potremmo chiamare, una vita in vacanza, per citare una bellissima canzone italiana. Ecco, quindi ce ne sono di segreti. Adesso non diremo di più, ma se volete delle ragioni per eccitare la vostra curiosità, credo di avervene fornita più di qualcuno. Sì, direi, e anche parecchi. Bene, io non so come ringraziarla di essere stato nostro ospite e ringrazio Romain e Brivio Librerie in generale di aver creato questo evento. Grazie ancora. Grazie a lei e ai nostri ascoltatori e spero che abbiano un po' di tempo per rilassarsi e riflettere anche grazie alla nostra chiacchierata. Buona serata a tutti. Ne sono certa, una buona serata.